Allora, 11-2, vittoria squillante del Real Quadrifoglio che si conferma in vetta alla classifica e cancella mezzo passo falso dalla settimana scorsa. Capitano Tiziano Ponzo, un gol strepitoso. Grazie. Sì, è andata male la settimana scorsa, dovevamo per forza riscattare questa partita e l'abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Abbiamo dimostrato che comunque il gruppo è una cosa incredibile, non molla mai dall'inizio alla fine e abbiamo portato questi tre punti che sono fondamentali per rimanere lì. Allora, al di là dei gol che ne sono stati tanti, ma ce ne sono stati tanti sventati dal portiere avversario, avete avuto un po' di fatica all'inizio anche perché loro alzavano il muro e c'erano poche possibilità per penetrare in quell'attenta difesa. Sì, è stato difficile, all'inizio stavamo tirando addosso al muro e non riuscivamo a sboccare, poi però comunque la fatica si faceva sentire, le gambe erano più pesanti e siamo usciti fuori. Capitano, è questa la giusta strada da continuare a percorrere? Certo, questa è la migliore strada, ci divertiamo, siamo una famiglia e è la cosa più importante che c'è per un gruppo e per vincere il campionato. Bene, grazie al capitano e intanto ci trasferiamo al presidente Thomas Martino, una vittoria che voi sentivate, la volevate a tutti i costi, proprio come abbiamo detto con il capitano, bisognava cancellare quel mezzo passo falso, proprio nei secondi finali è arrivata un pareggio a evitare la sconfitta in campionato la scorsa settimana. Sì, questo è vero, però se uno ha visto la partita della settimana scorsa, sempre i soliti 50 tiri minimo in porta, però la settimana scorsa ci è andata proprio male e oggi stava iniziando un'altra volta uguale. Il portiere ha parato tutto, poi la nostra forza, il nostro cavallo di squadra ha battuto il muro praticamente, ha battuto il muro pure dei 100 gol. Oggi siamo arrivati a 106 gol. Perfetto, ce lo sottolinea perfettamente il presidente, 106 gol, 11 partite, o meglio 10 partite, ci correggiamo, perché una è ancora da giocare, ci sarà tempo per poter parlare con la gara con il Ponza, una squadra, una famiglia, un gruppo, uno spogliatoio, qual è l'aggettivo da poter utilizzare? Tutti insieme, siamo un gruppo, siamo una famiglia, siamo una squadra, tutto, è un cumulo di tutto, ce lo meritiamo, sudore dall'inizio anno, questa squadra da quando è stata costruita non ha mai perso una partita, nemmeno alle amichevoli, mai, solo due pareggi, che devo dire, ce la dobbiamo godere, ce la dobbiamo divertire, quello lo stiamo facendo. Presidente, rapidamente soltanto una nota su quanto riguarda il mercato, si chiude qui la questione mercato perché si parlava tanto, si è fatto tanti nomi accostati al Real Quadrifoglio, però il Real Quadrifoglio proprio nella persona del presidente dice siamo a posto così, tiriamo avanti fino alla fine. Diciamo di sì. Non è detta l'ultima, ma diciamo a oggi di sì. Abbiamo fatto due ottimi acquisti per me. Però forse qualcosa ci potrebbe stare. Quindi ci lascia un po' congelati il presidente, ci lascia in questo modo e allora aspettiamo magari gli sviluppi qualora ce ne fossero. Va bene. Allora, possiamo comunque definirlo una saracinesca, ma al di là dei gol che lui ha preso, comunque Vicca Mirko è gli interventi straordinari. Grazie mille, il problema è che nel secondo tempo siamo calati un po' tutta la squadra psicologicamente, però come parlavamo anche prima negli spogliatoi, penso che fino a 5 minuti del primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita, non solo io ma tutti i compagni, e quindi penso che la strada sia quella giusta. Beh, l'abbiamo nominato più volte il tuo nome perché sinceramente nel primo tempo veramente hai chiuso ogni pericolo, lo hai sventato, poi quando sei dovuto capitolare ti sei un po' girato verso i tuoi compagni come per dire io di più non posso fare. No, penso che nella seconda parte del secondo tempo tutti possono fare qualcosa in più, io voglio fare qualcosa in più così come i miei compagni, quindi l'obiettivo è rimanere umili e continuare su questa strada. Benissimo, grazie all'umiltà naturalmente del giovane Vicca. Un'ultima battuta con l'allenatore Antonio Screpante. Ma
Una squadra costruita sicuramente per guardare verso il futuro, anche perché ci sono molti volti nuovi. Sì, sono ragazzi giovani, difatti l'intervista che ho fatto all'inizio dell'anno proprio quello, ho detto che in alcune partite pagheremo pegno per la giovane età e per l'inesperienza, anche se qualche giocatore d'esperienza sta entrato in questo... in questa squadra, però ci vuole un po' di tempo, i ragazzi sono giovani, sono la prima esperienza in una Serie D, va bene così, dovevamo evitare qualche gol da metà campo perché era evitabile, però per carità, complimenti al Real che è una grandissima squadra, dei grandissimi giocatori e quindi ci mancherebbe, ringraziamo per l'ospitalità e ci vediamo per la partita di ritorno, ovviamente sperando che siano meno affamati di punti e così possiamo fare anche un buon secondo tempo. Volevo fare i complimenti a Mirko perché ha fatto una grande partita, come a tutti i ragazzi che hanno tenuto il campo fino all'ultimo, insomma.